Salve a tutti da GTA Guidesita. Dopo un mese di silenzio, in cui ho caricato solo una missione del cazzo, oggi sono tornato. E fatemelo dire, porco Dio, sono tornato. Fanculo a tutti quei moralisti che mi hanno detto di non bestemmiare. Io mi sono rotto il cazzo. Mi devo sfogare oggi. Sono talmente felice che non so nemmeno io cosa farei. Voglio subito commentare una missione, perché è da un mese che non lo faccio. La missione si chiama DJ Domi e Kleskov vs Haters. Spero di non aver offeso nessuno con questa bestemmia, ma mi usciva proprio dal cuore e dovevo dirlo per forza. Ok, la missione, come ho detto, si chiama DJ Domi e Kleskov vs Haters. Sicuramente il creatore è DJ Domi, un mio caro amico. Mi sembra di aver già visto questa missione su YouTube. Ora non mi ricordo di cosa si tratta, però vediamola. Kleskov, ci sono dei fottuti haters e rosiconi nel mio canale. A chi lo dici? Eccoli, ci vogliono uccidere. Ecco, qui c'è un piccolo errore, avrebbe potuto mettere l'attore che si stava fermo invece Hey, mister! si muove. Qua abbiamo sono gli sbirri, io odio gli sbirri nelle missioni di Ion. Soprattutto quando non c'entrano un cazzo. Tipo qui. Questo è un errore che a me di solito non piace. Anche se è possibile che sia stata messa apposta. Aspettate che abbasso il volume, sennò non si capisce un cazzo. Bene. Uccidiamo questo socio. Uccidiamo pure quel coglione. Come vi ho detto, io a me non piace vedere gli sbirri quando non servono, soprattutto nelle missioni di Yom. Bene, ok. Eliminiamo altri rosiconi. Ok, falsi fuori. Eliminati. Oddio, il mio amico è quasi morto. Ok. Iscrivetevi a Ale2045 e Kleskov. Ve lo consiglio pure io. Iscrivetevi anche al mio, però. Missione abbastanza corta. Non so che dirvi, ragazzi. Per oggi carico questa missione. Chiedo scusa per se avevo offeso qualcuno con quella bestemmia, però ragazzi, mi veniva proprio dal cuore, dovevo sfogarmi. E poi chiedo scusa anche per non aver caricato molti video, ma ho avuto l'alimentatore distrutto e il monitor distrutto. Per il monitor se ne sono andate via 2 settimane qualcosa, per l'alimentatore un'altra settimana, quindi ho avuto 3 settimane buche, se non 4, ora non mi ricordo. Comunque cercherò di rimediare. E in più purtroppo quella storyline a cui stavo lavorando non l'ho potuta continuare. Sono arrivato soltanto alla nona missione, decima se contiamo anche l'intro, perché sono stato bloccato, non potevo usare il computer e quindi è ancora a piedi di pilo, diciamo, come si dice dalle mie parti. Cercherò di sbrigarmi per aprile e caricare questa storyline. Bene, per oggi è tutto, per questo video è tutto. Iscrivetevi, commentate e mettete mi piace, iscrivetevi anche ai canali di Kleskov e Ale Domi. Va bene, arrivederci.